Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi mostrerò come completare tutte le quartine criptiche per ottenere la Store carica di luce. Se il video vi sarà d'aiuto e lo avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Prima di tutto dovrete recarvi a Helm. Una volta atterrati dovrete interagire con la mappa stellare e riscattare dalle ricompense segnalatore del tesoro piccolo. Facendo questo cambierà in quartine criptiche 1, quindi la dovrete prendere e vi richiederà di andare sulla luna. Una volta atterrati si aggiornerà di nuovo l'impresa, richiedendovi di andare al porto del tormento ed entrare nel settore perduto rivelazione R1 e recuperare il forziere, quindi dovrete completare il settore perduto e una volta aperta la cassa l'impresa si aggiornerà di nuovo. Questa volta invece vi richiederà di completare l'assalto da caduta che si trova al cosmodromo. Una volta completato l'assalto l'impresa si aggiornerà per l'ultima volta e qui vi darà la posizione finale del vostro bottino che si troverà in Europa a rovine del Vespro. Una volta atterrati vi basterà andare dritti verso il masso di ghiaccio e dietro troverete un disegno a terra con un fascio di luce verde e dovrete interagirci. Facendo questo otterrete varie cose della stagione attuale e il primo frammento di codice grezzo e il completamento della prima impresa. Per il secondo tesoro dovrete recarvi di nuovo a Helm. Una volta atterrati dovrete interagire con la mappa stellare e riscattare dalle ricompense segnalatore del tesoro medio. Facendo questo cambierà in quartine criptiche 2, quindi la dovrete prendere e vi richiederà di andare sulla città sognante. Una volta atterrati si aggiornerà di nuovo l'impresa richiedendovi di andare nel settore perduto Baia dei Desideri Annegati e recuperare il forziere, quindi dovrete completare il settore perduto e una volta aperta la cassa l'impresa si aggiornerà di nuovo. Questa volta invece vi richiederà di completare l'assalto Lago di Ombre che si trova nella zona morta europea. Una volta completato l'impresa si aggiornerà di nuovo chiedendovi di completare una spedizione, ma dovrete anche aver equipaggiata una spada, se no l'impresa non si aggiornerà. Quindi completata la spedizione si aggiornerà di nuovo l'impresa e qui vi darà la posizione finale del vostro bottino che si troverà a Nessus alla cisterna. Una volta atterrati dovrete usare la Store per raggiungere la colonna enorme ed entrarci. E dentro troverete il segno a terra con il fascio di luce dove dovrete interagirci e qui l'impresa si aggiornerà per l'ultima volta e vi dirà che la posizione del tesoro si troverà davanti alla cascata dove c'è la sfera rotta. Quindi vi basterà uscire dalla colonna e dirigervi sulla spiaggia davanti alla cascata e troverete di nuovo il segno a terra con il fascio di luce verde e dovrete interagirci. Facendo questo otterrete varie cose della stagione attuale più il secondo ed ultimo frammento di codice grezzo e il completamento della seconda impresa. Per il terzo ed ultimo tesoro dovrete recarvi un'ultima volta a Helm. Una volta atterrati dovrete interagire con la mappa stellare e riscattare dalle ricompense segnalatore del tesoro grande. Facendo questo cambierà in quartine criptiche 3, quindi la dovrete prendere e vi richiederà di andare nella zona morta europea e atterrare su isole sommerse, richiedendovi di andare nel settore perduto la caverna e recuperare il forziere. Quindi dovrete completare il settore perduto e una volta aperta la cassa l'impresa si aggiornerà di nuovo. Questa volta invece vi richiederà di completare l'assalto Schianto dell'Esodo che si trova sul Nessus e lo dovrete fare senza morire, altrimenti non si aggiornerà l'impresa. Quindi una volta completato l'impresa si aggiornerà di nuovo chiedendovi di completare lo scontro dei Catch con la sottoclasse ad arco e un cannone portatile equipaggiato, se no l'impresa non si aggiornerà come la precedente. Quindi completato lo scontro dei Catch si aggiornerà di nuovo l'impresa richiedendovi di interagire con l'Atalante del Capitano, quindi dovrete interagirci e selezionare codice grezzo e si aggiornerà di nuovo l'impresa dove vi dirà come mettere i simboli giusti nel codice grezzo che avevate attivato nell'Atlante del Capitano. Una volta messi in ordine giusto si aggiornerà di nuovo l'impresa chiedendovi di andare al cosmodromo a Spiaggia Dimenticata e andare sulla nave che punta verso il mare.
Quindi, una volta atterrati e arrivati alla nave, troverete il disegno sulla prua con il fascio di luce, dove dovrete interagirci e qui l'impresa si aggiornerà per l'ultima e definitiva volta, dicendovi che la posizione del tesoro si troverà in una caverna. La caverna in questione è quella che gli passa davanti il piccolo fiume con i tre pilastri, quindi vi basterà dirigervi verso la caverna e dentro troverete di nuovo il disegno a terra con il fascio di luce verde e dovrete interagirci. Facendo questo otterrete varie cose della stagione attuale più il nostro beneamato Astore carica di luce e il completamento dell'impresa. Il video guida termina qui ragazzi, ho cercato di essere il più chiaro e riassuntivo possibile così da evitarvi un video mega lungo e palloso per fare tutte le quartine criptiche. Per il resto spero di esservi stato d'aiuto, nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!